I'm doing me, 'cause I am everything. I'm doing me, I am the energy, I am that thing. Turning up the goddess way. TG Web di Città di Ariano, 13 luglio 2020, Valentina Ciccarelli studio, ben ritrovati. Cominciamo dalla politica, incontro della Lega ad Ariano. Alle ore 19 di oggi presso Villa Crystal si terrà un incontro della Lega alla presenza del vice segretario nazionale onorevole Andrea Crippa e del segretario regionale Nicola Molteni. Interverranno il segretario cittadino Pasqualino Santoro, quello provinciale Pasquale Pepe, i senatori Ugo Grassi e Claudio Barbaro. Sarà possibile seguire la diretta Facebook dell'evento alle ore 19 sulla pagina di Città di Ariano. Amministrative Ariano, i 5 Stelle hanno il candidato sindaco. Il Movimento 5 Stelle ha scelto il proprio candidato sindaco per le prossime amministrative ad Ariano Irpino. Si tratta di Giovan Battista Capozzi, originario di Casalbore. Capozzi vive già da molti anni ad Ariano, ha aderito al Movimento prima delle amministrative del 2019, quando si è anche candidato a Consiglio Comunale. Il Movimento dunque correrà da solo, proprio come fece lo scorso anno, quando il candidato sindaco era l'avvocato Mario Iuorio. Siamo Ariano, le proposte per la cultura. Siamo Ariano è al lavoro su un pacchetto di proposte finalizzato a dare spessore ad un settore strategico per l'economia di un territorio troppo spesso trascurato. Valorizzare la cultura e la tradizione arianese, questo è uno degli obiettivi. Ci rivolgiamo agli organizzatori delle principali manifestazioni del territorio e a quanti operano nei servizi culturali e di promozione territoriale. Vogliamo far brillare Ariano oltre i confini provinciali insieme a voi, si legge nel comunicato. E cambiamo argomento. Covid-19, la situazione in Campania. Cresce ancora l'elenco dei contagiati sul territorio regionale, seppur in maniera contenuta. I nuovi casi positivi sono 3, la progressione preoccupa l'autorità sanitaria che si appresta a confermare le regole di contenimento fino alla fine dell'anno. Marcianise, donna positiva al coronavirus. Una donna residente in Lombardia è giunta nel casertano in visita alla famiglia e risultata positiva al Covid-19. È successo a Marcianise, la donna ha accusato febbre ed è stata trasportata in ospedale. Qui è stato attivato subito il protocollo sanitario per evitare ulteriori contagi. Il tampone ha dato esito positivo e si è così deciso per il trasferimento presso il Covid Hospital di Maddaloni, avviata in contemporanea l'attività di ricerca dei contatti della donna per le procedure di quarantena. Biodigestore, la lettera a De Luca. Ore decisive per la scelta del sito che ospiterà il biodigestore in Irpinia. Ai rappresentanti istituzionali rivolgiamo un appello conclusivo affinché l'importante decisione tenga conto del complesso di valutazioni economiche, territoriali e ambientali. È questo l'appello del comitato No al biodigestore di Chianche, rivolto al presidente della Regione Campania e alle altre rappresentanze istituzionali alla vigilia della decisione sulla localizzazione dell'impianto. Il coordinamento del comitato No al biodigestore di Chianche, sia al Greco di Tufo, si rivolge anche ai sindaci presenti nel consiglio d'ambito del lato rifiuti Avellino. Chiedono di non avallare un progetto che condizionerebbe il futuro del distretto vitivinicolo, interferendo con la sua vocazione, ossia quella del Greco di Tufo. Alto calore, annunciata sospensione idrica. A causa della rottura di una condotta adduttrice in agro nel comune di Torella dei Lombardi, l'Alto Calore Servizi ha comunicato che l'erogazione idrica a servizio di 38 comuni, tra i quali Ariano, Grotta Minarda, Melito Irpino, Monte Calvo, Greci, Mirabella, Gesualdo e Flumeri, è sospesa e contemporaneamente potrebbero verificarsi disfunzioni all'erogazione in tarda serata. Valle Saccarda, ancora un furto, ennesimo furto messo a segno nella notte in Irpinia. Questa volta è toccato a un bar tabacchi in una stazione di servizio di Valle Saccarda. I ladri si sono introdotti nell'esercizio, hanno rubato sigarette, biglietti gratta e vinci. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano per le relative indagini. Chiudiamo con una notizia di sport, tennis e Pomeo II in campo a Caserta. I ragazzi del maestro Dario Marino sono impegnati oggi nei quarti di finale nel campionato regionale Under 12. I giovani tennisti arianesi sono di scena sul campo del tennis Ercole di Caserta.
Questa era l'ultima notizia, vi ricordo sempre la possibilità di seguirci sui social, sul canale YouTube e sul sito www.cittadiariano.it. Da Valentina Ciccarelli è tutto, buon proseguimento di giornata e alla prossima edizione.